una più adeguata offerta di trasporto mediante la promozione dello scambio bus-treno e viceversa. Questa è la mission delle Ferrovie del Nord Barese, che hanno ridisegnato il proprio servizio automobilistico e ferroviario, apportando dovuti miglioramenti al proprio servizio di bigliettazione, volto, come già detto in precedenza, ad una maggiore interscambiabilità ed intermodalità tra i due sistemi di trasporto. Modifiche che consentiranno ai viaggiatori della cosiddetta Bari Nord di usufruire distintamente del servizio sia ferroviario che automobilistico, prescindendo sia dal tipo di titolo di viaggio posseduto, biglietto di corsa semplice o abbonamento mensile e settimanale, che dalla modalità di trasporto per la quale il titolo stesso è stato emesso. Le novità stanno nell'istituzione di nuove corse sostitutive e di 8 corse automobilistiche, il cui arrivo presso le stazioni ferroviarie è previsto in concomitanza a quello dei treni. La maggiore offerta di treni andrà quindi a colmare quelle ore di maggiore carico, sia di mattina, ore nelle quali è previsto l'approdo nel capoluogo, che nel pomeriggio, ore segnate dalla partenza da Bari. Tra i nuovi servizi previsti vi è anche l'attivazione dell'Andria Corato Bari Sud e di un nuovo percorso nel comune di Barletta. Infine cambiano gli orari di partenza da Andria e di arrivo a Bari per quanto concerne l'Andria Express, il collegamento diretto tra il capoluogo pugliese e la città di Andria. Si parte alle 8.04, si arriva alle 8.47. Nel pomeriggio invece partenza prevista per le 18.59 da Bari, ritorno ad Andria fissato per le 19.44. Tutti i nuovi servizi avviati dalle Ferrovie del Nord Barese saranno attivi a partire dal lunedì 15 settembre.